100 giorni per oltre 100.000 visitatori. Si conclude l'11 di giugno la mostra dedicata al Perugino e lo si fa nel miglior modo possibile, con un successo straordinario, un successo di tutta la città, della Galleria Nazionale dell'Umbria, di tutti coloro che hanno collaborato per ottenere un successo di questa portata. 102.300 visitatori da marzo fino a giugno, in un periodo dell'anno che è assente dal turismo della nostra regione e che pure ha portato a Perugia oltre 100.000 persone. L'arte paga sempre, a volte in modo straordinario. A chiusura di una mostra come questa è doveroso tracciare un bilancio che è stato dal punto di vista della quantità ma anche della qualità superiore, molto superiore alle nostre aspettative. Innanzitutto abbiamo sorpassato i 100.000 visitatori, che vuol dire 1.000 al giorno, perché la mostra è stata aperta esattamente 100 giorni ed è un numero che francamente io non immaginavo. In più abbiamo avuto più di 2.000 visite guidate, il 73-74% dei visitatori sono stati visitatori paganti, il che vuol dire che c'è stato, come dire, veramente un afflusso molto importante non solo da tutta Italia ma un po' da tutto il mondo. La conferenza stampa alla Galleria Nazionale dell'Umbria per fare il punto sulla situazione, per ricordare i numeri che già ci immaginavamo, vista la fila al botteghino, di quale successo avrebbe riportato. Il sindaco Andrea Romizzi, insieme a Marco Pierini, il direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, e un'altra anima silenziosa ma preziosa e sempre presente come Verusca Picchiarelli, che ha sempre dimostrato un grande attaccamento all'arte di questa Galleria Nazionale dell'Umbria. Perché la mostra del Perugino ha permesso non solo di riconoscere il divin pittore, ma di far vedere ai visitatori tutta la Galleria dell'Arte nel suo splendore. Questo successo spero che ci insegnerà a continuare a programmare con molto anticipo e penso, spero almeno, che possa essere un motore per la programmazione futura, perché se programmiamo con anticipo l'onda lunga anche di un successo come questo può essere importante anche per attività meno finanziate e magari meno popolari come quella di Perugino. Insomma, la galleria deve continuare a vivere, deve continuare il suo stretto rapporto col territorio, che è stato un po' il segreto di questo successo. Fa una certa tristezza assistere all'opera di smontaggio delle varie opere che ritornano nella loro collocazione naturale. Fa una certa tristezza sapere che sono passati questi 100 giorni in un modo così veloce e repentino e che ci accorgiamo quanto questa mostra abbia preso il cuore di tante persone. Spiace che tanti perugini non abbiano avuto la possibilità, la voglia di poter visitare qualcosa di inenarrabile, di meraviglioso, di uno straordinario genio del Rinascimento che ha segnato la storia dell'arte italiana e che era nostro perugino, anche se nato a Città della Pieve. Ma quella tristezza è cancellata dalla grande euforia che c'è stata intorno a questa mostra, che ha portato Perugia ad essere una città importante, una città che si vanta di avere il meglio maestro dell'arte italiana. Ecco, in questa mostra c'è tutto, c'è l'anima di Perugia, c'è l'anima del Rinascimento, c'è il Perugino, c'è il Signorelli, c'è la mano nascosta, segreta di quel Raffaello di Giovanni De Santi, affidato ad appena 11 anni al maestro perugino. C'è l'arte, c'è la storia, c'è Perugia, c'è la capacità di un pittore di essere un genio, ma c'è anche la genialità di due persone come Marco Pierini e come Verusca Picchiarelli
che hanno saputo interpretare nel miglior modo possibile questa mostra. Una mostra che ci mancherà tantissimo e che speriamo, come ha detto il maestro Marco Pierini, che sia solamente l'inizio di una lunghissima vita per la Galleria Nazionale dell'Umbria. La bellezza di Pietro il Perugino torna a splendere come splendeva un tempo lontano. A rendere omaggio al Perugino nel centro storico di Perugia, più esattamente ai giardini Carducci, c'è la statua bronzea dedicata al divin pittore. L'artista è raffigurato appoggiato ad uno sgabello con lo sguardo rivolto in direzione di Città della Pieve, sua città natale. Con ai piedi della statua una figura femminile rappresenta la pittura in attesa di ispirazione. Il monumento al Perugino è un'opera di Enrico Quattrini, inaugurata il 23 settembre del 1923, ma la città ne decise la sua esecuzione già dal 1868. Il monumento era collocato inizialmente in Piazza della Repubblica, è una delle testimonianze che il Novecento artistico ha lasciato a Perugia. Oggi si inaugura quel restauro che lo ha riportato all'antico splendore, in tutta la sua bellezza. Un'opera voluta grazie all'Art Bonus con la famiglia Cocchioni della Diva International, che ha dato il contributo fondamentale per realizzare questo restauro, per riportare a quella che era la bellezza una statua che era ridotta davvero in pessime condizioni. Un lavoro di circa 3 mesi ed ecco Pietro Perugino bello e splendido nella sua fierezza, nel suo essere quel divin pittore. L'assessore Varasano, insieme con l'assessore Merli e con l'assessore Numerini, insieme al sindaco di Perugia, insieme a Silvia Mossuto che ha realizzato il restauro, insieme alla famiglia Cocchioni che ha dato il suo prezioso contributo, oggi lo hanno ripresentato alla città, lo hanno riconsegnato nella sua bellezza alla nostra città. E questa è, credo, l'atto finale di quello che è stato il lungo percorso del Perugino, che non finisce mai e che continua sempre a sorprenderci, a regalarci sempre nuove emozioni. Ora sta ai Perugini averne cura e proteggerlo, perché è la testimonianza viva, concreta, di quello che è l'arte e di quello che Perugia ha saputo esprimere nel mondo dell'arte. Abbiatene cura, Perugini, perché questa è la testimonianza del genio che raffigura una città, che rappresenta una città e che rappresenta in questo luogo dei sospiri, come dice il sindaco Andrea Romizzi, la testimonianza della grandezza di una città come Perugia. Ecco, oggi torniamo a rivedere il Perugino, torniamo a riacquistare un qualcosa che pensavamo che fosse perduto, con l'emozione grandissima di chi ha partecipato al restauro. Ritrovando le superfici originali e quindi potendo scoprire veramente cosa voleva trasmettere l'artista, le espressioni, i pannelli con tutte le figure e le storie, ridando luce anche alla posizione dell'angelo con la ricostruzione del pennello, devo dire che ci ha fatto una forte emozione. Vogliamo dire quanto è durato questo restauro? Poco, 2 mesi e mezzo. 3 mesi, è stato un restauro impegnativo in cui abbiamo lavorato sempre alternando appunto la sequenza sia sul bronzo che sulla parte della pietra e rispettando le superfici che ovviamente sono diverse e andavano separate le sequenze operative e quindi in questo modo si è potuto ottenere un buon risultato.